Benissimo, allora io direi che possiamo cominciare, eh? Va bene, quindi innanzitutto ribadiamo il benvenuto a tutti quelli che hanno trovato del tempo per poter appunto partecipare a questo momento di confronto, di ascolto e di dialogo su il disegno di legge di misure che vuole introdurre, le misure di contrasto alle discriminazioni, alle violenze fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, sulla disabilità della vittima, il cosiddetto DDL Zan. Già soltanto, diciamo così, il titolo del disegno di legge mette in evidenza quelle che sono le particolari complessità, diciamo, di questo tema. Oggi abbiamo a un certo punto pensato che fosse una fortunata coincidenza il fatto che senza volerlo stiamo facendo l'incontro nel giorno in cui appunto c'è la giornata per la lotta proprio alle discriminazioni di genere, alle discriminazioni appunto legate e che diciamo, realizzano con episodi di omofobia, di transfobia e di bifobia. Questo fatto, diciamo, fa sì che ci inserisce all'interno di un panorama culturale sicuramente in fermento su queste tematiche. Credo che da parte di tutti noi ci sia la consapevolezza che certamente esiste un problema, certamente è importante porre all'attenzione anche proprio di una discussione a livello culturale tematiche di questo genere per poter eliminare tutte quelle che sono le possibili situazioni discriminatorie legate al sesso, al genere, legate a particolari condizioni di vita. Naturalmente, come vedremo, introducendoci man mano nell'analisi della proposta di legge, anche solo queste definizioni, che poi tra l'altro sono state inserite all'interno della legge stessa, in alcuni casi possono provocare già alcune discussioni, alcune, come dire, diversità di interpretazione, anche solo sull'opportunità di inserire definizioni su tematiche in alcuni casi ancora non completamente, diciamo, condivise a livello internazionale, anche solo il fatto che siano inserite nella legge. Quindi, diciamo, fin dall'inizio ci troviamo come dire, a dover fare i conti, ecco, con una dialettica piuttosto importante, una dialettica molto come dire, molto forte. Ecco, chi è qui in qualche modo conosce il Movimento Politico per l'Unità e quindi conosce questa realtà nata all'interno del solco della cultura del Movimento dei Focolari che vede proprio l'ascolto reciproco e il dialogo come un punto diciamo proprio fondamentale, un punto irrinunciabile del nostro agire, che addirittura in modo, come dire, piuttosto sfrontato, mi verrebbe da dire, giunge a dire che c'è la possibilità addirittura di fare un'esperienza di fraternità in politica anche tra persone completamente diverse, tra persone che partono da presupposti culturali, da presupposti in alcuni casi etici e politici diversi. Quindi noi ci stiamo e veramente vogliamo costruire un momento di dialogo il più pacato possibile, ma anche il più sincero e, come dire, volto proprio a esprimere le proprie idee nel rispetto delle idee altrui. Questo credo che sia fondamentale. Proprio per questo motivo, come già abbiamo anticipato prima, il Movimento Politico per l'Unità ha già approfondito alcuni aspetti critici della legge e ha dato spazio alle diverse idee in un incontro che si è tenuto, come mi ha ricordato bene Angela Grassi poco fa, il 22 di marzo scorso,
e di cui la registrazione può essere rivista sul sito del Movimento Politico per l'Unità Italiano, insieme anche ad un'intervista alla professoressa Cossento. Allora io prima di tutto chiederei ad Angela se ci dice un po' l'esperienza che hanno fatto, che sicuramente è stata un'esperienza molto arricchente, prima di tutto nel percorso che ha portato a costruire quel momento e poi appunto all'evento stesso che si è realizzato. Grazie Angela. Grazie Daniela, buonasera a tutti, è un piacere rivedere, ritrovare il professor Mantovano, il professor Polizzi e la professoressa Cossedu, con i quali abbiamo quasi da pionieri, diciamo, parlo per il Movimento Politico per l'Unità, un gruppetto di persone del Movimento Politico per l'Unità della Lombardia, quasi pionieri, abbiamo indagato, esplorato e ci siamo documentati sul nuovo decreto, disegno di legge Zan. Era appunto una materia insolita, però proprio per venire incontro a delle esigenze che ci venivano proprio dal territorio, di persone che volevano appunto conoscere meglio quali fossero i diritti, le possibilità e le criticità anche della norma, ci siamo, come dire, abbiamo cominciato questo percorso che volevamo fosse un percorso di dialogo. E devo dire che così è stato, non sempre è stato facile, i presenti, molti dei presenti lo sanno perché hanno partecipato a quasi tutto l'iter. Non è stato facile per la difficoltà della norma stessa, che va proprio, come hai detto anche tu, come sappiamo, va a toccare più tematiche, più diciamo, materie, non solo il diritto penale, ma anche l'antropologia, la sociologia, insomma, la cultura, l'educazione. Ecco, quindi è una legge molto variegata. Però noi ci siamo focalizzati solo sulla parte giuridica, perché abbiamo ritenuto che era una norma che, e quindi abbiamo ritenuto di convocare, diciamo, i relatori che sono gli esperti che sono qui presenti anche oggi, che ci hanno molto ben introdotto e anche di più ci hanno ben spiegato tutti i profili della norma dal punto di vista giuridico, perché appunto i relatori hanno delle competenze soprattutto giuridiche. Chiaramente anche loro su alcuni aspetti erano in sintonia, su altri no, perché il dialogo si fa così. Su un aspetto penso di non essermi sbagliata, ma potete, come dire, confutare o dire anche il vostro parere, che sull'articolo 3, cioè sull'articolo 3 della Costituzione, cioè sulla tutela della persona, c'è una concordanza, insomma, io penso che da lì, ma questo è un mio pensiero che vi propongo anche per continuare il dialogo, ecco, e da lì si possa partire da questo punto di convergenza sulla tutela della persona, no? Non devo ripetere l'articolo 3, sennò ve lo cito, ci si ritrova e quindi si può partire per continuare un proficuo dialogo. Ecco, guardando la persona, quindi poi, ecco. Noi abbiamo sperimentato anche tra di noi, che appunto pur avendo idee diverse, anche essendo su posizioni veramente diverse, però questa reciproca ricerca di capire le ragioni dell'altro, mettersi nel panno dell'altro, spogliarsi della propria idea per ritrovare anche l'idea dell'altro, pur non per forza. Essendo, cioè, non per forza costringendoci a pensare tutti allo stesso modo, e neanche avere la pretesa di costringere l'altro a pensarla come una parte o qualcuno. E penso che questa sia anche l'esperienza che in Parlamento i senatori faranno, no? Quando possono misurarsi su qualsiasi tipo di norma, ma in particolare quella di cui stiamo trattando oggi. Quindi l'invito e l'augurio. E anche i senatori presenti che sono in prima linea nella ricerca di questa norma, di vivere questa esperienza di dialogo, certi che lo fanno per il bene dei cittadini, insomma, che li hanno votati. Quindi un grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie Angela. Intanto, prima di continuare, volevo dare il benvenuto alla senatrice Binetti e alla senatrice Granato e al senatore Comincini, no, il senatore Comincini che sta partendo per Roma e poi seguirà la registrazione. Benissimo.
Allora, quindi per entrare di più nel cuore del problema, come già di fatto abbiamo detto, c'è da dire appunto che il testo estremamente, come dire, importante, anche estremamente particolareggiato nella sua espressione, presenta diciamo alcuni differenti punti di interpretazione. In particolare mi pare su due aspetti. Da un lato quelli legati, come dicevo prima, all'inserimento all'inizio dell'articolo 1 delle definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, che vengono inserite per dotare di maggiore determinatezza i fattori di rischio a cui la legge vorrebbe estendere la tutela penale, ma che da parte di alcuni, anche del mondo del femminismo, della differenza, anche del mondo, in parte anche del mondo LGBT, come dire, questo soprattutto inserire il discorso dell'identità di genere. Qualcuno dice sarebbe meglio scrivere l'identità, appunto, l'identità sessuale semplicemente, oppure l'identità transgender, per evitare che si possa poi in qualche modo allargare questo tipo di considerazioni anche ad altri aspetti, ad altri temi, no? Una volta che si è inserito un concetto di questo genere in una legge, ad altri temi che attengono invece al rispetto della differenza sessuale. Pensiamo soltanto a tutto quello che ha a che fare con la medicina di genere, la tutela proprio e gli avanzamenti che la medicina di genere hanno fatto e che sono diciamo fondamentali anche per la prevenzione e la migliore terapia di certe patologie specifiche di un sesso piuttosto che dell'altro. E dall'altro invece tutti i temi relativi alla necessità di una chiarezza, di un discrimine tra quello che è diciamo la sanzione della propaganda di idee discriminatorie, della discriminazione, dell'istigazione alla violenza e invece quella che per alcuni potrebbe essere la limitazione della libertà di opinione. Ecco per cui che ai nostri esperti di diritto vorrei chiedere, tenendo conto di quello che abbiamo detto fino ad ora, di dirci brevemente ciò che ritengono essere il positivo del disegno di legge e quelli che ciascuno ritiene invece siano gli aspetti e i punti più problematici. Per fare questo, cominciamo dando la parola alla professoressa Adriana Cosseddu, che è appunto professoressa di diritto penale all'Università di Sassari. Prego, professoressa. Abbiamo detto, ci diamo 6-7 minuti, io a un certo punto vi Grazie. avviserò che il tempo corre, ecco. Grazie. Intanto vorrei salutare ciascuno degli intervenuti, delle persone presenti e mi scuso anticipatamente se magari dovesse capitare di incorrere in qualche ripetizione rispetto alle altre sedi in cui precedentemente sono intervenuta. Però ci sono anche degli elementi che forse oggi potrebbero un po' costituire ulteriore motivo di riflessione. Sinceramente, pensavo questo, vorrei parlare più che come esperta, come cittadina tra i cittadini, perché penso che ogni legge che trova la sua sede in Parlamento debba essere quel percorso che in Parlamento rappresenta tutti i cittadini come segno della sovranità popolare attraverso l'espressione e la rappresentanza parlamentare. Questo mi sembrerebbe il presupposto primo per rimanere su un ambito di dialogo e di riflessione e ascolto reciproco. Mi ha colpito, ma avrete anche voi sicuramente letto nei quotidiani l'esito delle parole del Capo dello Stato o per quanto riguarda proprio la giornata di contrasto all'omofobia, e quello che mi colpiva era la sottolineatura da parte del presidente Mattarella di quegli elementi che tutti ci riguardano, come diceva la dottoressa Notarfonso, che ci trovano insieme in un unico
comune denominatore, che è quello proprio di un'uguaglianza che è messa al centro della nostra Costituzione, di quel principio irrinunciabile, che però sono andata a rileggermi così per essere ancora più attenta all'articolo 3, che però ricade nella chiave di lettura della dignità sociale, della pari dignità sociale. E soprattutto di quell'elemento che non tollera differenze in ragione del sesso, della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, condizioni sociali. Fa bene ogni tanto, almeno per me è stato forte, ecco, rileggerla alla luce di questo intervento. Allo stesso tempo però mi piace sottolineare che sempre il giorno prima, il 16, analogo intervento del Capo dello Stato è stato quello di sottolineare, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, il valore insostituibile, insopprimibile, ineludibile di questo nucleo costitutivo e fondativo della società, come il nostro articolo 29 della Costituzione contempla e tutela. Allora mi sono chiesta, ma forse appunto la Costituzione, che la nostra tavola comune di valori, principi, diritti, può essere un ulteriore momento di riflessione. E allora mi sono soffermata su questo elemento dell'articolo 3 della Costituzione, che esclude che ci possano essere delle differenze sulla base del sesso. Quindi noi abbiamo nell'articolo 3 della Costituzione un indicatore preciso, che è quello del sesso. Perché mi viene spontaneo soffermarmi? Perché rispetto alle definizioni che l'articolo 1 del DDL Zan reca al suo interno, si opera una estensione che va ben al di là di quel fondamento del sesso che è indicato come elemento primo e fondante per escludere ogni discriminazione. E allora qui entra, io non sono un'esperta, ecco, lascio a chi ha le competenze necessarie, però ho visto queste definizioni, ne ho parlato in altre sedi, e effettivamente il genere, l'identità del genere, sono delle definizioni che di per sé non sono definitorie, perché in qualche modo aprono a una indeterminatezza. Noi pensiamo al linguaggio comune, abbiamo parlato di genere riferito alla donna. Qui si perde completamente questo connotato, questo per spiegarmi il perché di alcune prese di posizione, e si perde questo connotato perché riguarda quelle che sono le manifestazioni esteriori rispetto a degli stereotipi o alla conformità o alla contrarietà all'indicazione del sesso, quindi tutto ciò che attiene ad una percezione del sé, che naturalmente non è più un elemento così strettamente definitorio. Perché mi sono posta questo problema? Perché queste definizioni sono state inserite dentro una legge che ha una forte connotazione penale, è fortemente sanzionatoria, è fortemente repressiva. Allora, introdurre delle note tipiche dell'umano, delle note antropologiche, come elementi che dentro una legge penale vengono a indicare i comportamenti incriminati, i comportamenti illeciti, veramente chiederebbe una precisione e una tassatività e una determinatezza che, attraverso queste definizioni e vedendo un po' le discussioni che già si sono animate, porrebbe qualche punto di domanda. Quindi i confini della condotta illecita sulla base di queste definizioni, non solo la discriminazione, perché riflettendo e nella ricostruzione che in altre sedi ho sviluppato in ragione della Convenzione sulla discriminazione razziale siglata a New York nel 66, i reati contro la discriminazione razziale inerivano a quella definizione di discriminazione contenuta dentro quella convenzione e riferita alla razza. Ora, con una legge si opera una estensione, e rispetto a comportamenti che avrebbero dei contorni difficilmente diciamo definibili. E per questo, proprio perché non volevo
limitarmi al mio pensiero, ho verificato anche, lo conoscerete, però per me ha costituito un motivo di riflessione il recente intervento del presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, il quale sottolineava proprio il pericolo per la tipicità, ossia quel requisito che la norma penale deve avere nella sua precisione, che diventa la garanzia fondamentale. E lui continua nell'intervista rilasciata: c'è il rischio ulteriore di arrivare, attraverso troppi concetti, a una dilatazione nell'interpretazione del giudice. Perché è chiaro che se non c'è un contorno definito, non c'è un contorno preciso, sarà il giudice di turno, diciamo così, che effettuerà l'interpretazione. E ancora l'ulteriore rischio che vede il professor Flick è anche che ci siano, come dire, degli effetti che diventano anche indesiderati rispetto agli stessi promotori della legge. E lui conclude in questa intervista: per il sesso, frammentare il concetto per individuare elementi costitutivi di un reato facendo riferimento a definizioni usati ad altri fini può non essere la soluzione giusta. Ed è qui che la conclusione, diciamo, è che occorre uno studio per una soluzione più idonea, evitando, lui dice, quella più comoda di ricorrere ancora una volta alla legge Mancino come un contenitore per ogni occasione, snaturando quell'originario ambito di discriminazione razziale per cui quelle leggi sono nate. E allora qui ho, diciamo, proprio per par condicio, permettetemi di usare questa espressione, voluto anche documentarmi su quello che è il pensiero che dall'altra parte viene offerto su questa valenza fortemente penalistica. E come sappiamo, il primo rilievo è che in realtà si vuole colmare una lacuna legis esistente nella disciplina italiana contro i crimini d'odio. Qui mi permetto una parola che nasce sempre da una mia riflessione. Questo di voler precatalogare i comportamenti con l'odio verso una categoria, così si ritaglia, di persone. Cioè si presume che ci sia l'odio, ma se io penso ai comportamenti, purtroppo, di una società come la nostra, come altre, dove ormai il confine tra l'aggressione verbale e l'aggressione fisica è scivolato con una disinvoltura, con una diffusione, ma nei confronti di chiunque, nei confronti quando si guida un autoveicolo o quando si è giovani e si esce in gruppo, ci sono aggressioni purtroppo diffuse e un'aggressività diffusa, minori, adolescenti, giovani o adulti, ecco. E diciamo, di fronte a questi rilievi si è ritenuto, da parte appunto di chi così interpreta la legge, che i profili identitari, sesso, genere, identità di genere, abbiano connotato con una determinatezza la norma penale. Però poi si dice, e questo mi ha colpito, lo offro alla vostra riflessione, le ragioni della scelta sono in realtà di natura prevalentemente politica, considerato che sotto il profilo giuridico non si avverte alcuna reale necessità di inserimento delle definizioni. Allora perché, rispetto ad un dettato costituzionale così chiaro, si introducono categorie, sottocategorie, note antropologiche che alla fine ottengono l'effetto opposto alla determinatezza, che è quello di una indefinizione di atteggiamenti o di connotati dell'umanità di ciascuno. Ecco, e poi ancora questo profilo. È vero che esiste una lacuna legislativa, c'è un vuoto normativo. Anche qui, guardate, mi rifaccio a questo documento che da parte, diciamo, sostenitrice del DDL Zan risponde a questa domanda.
E qui emerge veramente il contenuto fortemente repressivo e punitivo di questa legge. E forse io penso che sia anche questo che può preoccupare i cittadini, li può spaventare. E si dice, con la previsione di uno specifico reato e di una specifica aggravante, dotati di maggiore afflittività rispetto alle ipotesi comuni, è possibile esercitare un'effettiva deterrenza in relazione a quelle microaggressioni, percosse, minacce, danneggiamento, quelle che dicevo prima purtroppo sono diffuse nei confronti di chiunque, che però siano motivate dall'identità sessuale, eccetera, rispetto alle quali le fattispecie attuali, lesioni, minacce, danneggiamento, si rivelano del tutto insufficienti, in quanto la loro pena in questi contesti della discriminazione per motivi di genere, identità di genere, prevedono un edittale di pena irrisorio. Quindi qual è la valutazione che sta a monte? È che comunque le fattispecie che si applicano per tutti, quando hanno a monte una motivazione discriminatoria per orientamento sessuale, identità di genere, ciò che sappiamo, a quel punto diventano insufficienti. Per cui sappiamo anche che c'è la circostanza aggravante che si applica ad aumentare la pena fino alla metà per tutti i reati, salvo quelli per i quali si commini l'ergastolo, per i quali ci sia sotto una motivazione di questo tipo. E di questa aggravante, che è la previsione del 604 ter, sempre i commentatori a sostegno del DDL Zan sottolineano l'importanza di questa aggravante che il giudice applica obbligatoriamente, senza margini di discrezionalità, un aggravante ad effetto speciale, con tutte le conseguenze che ne derivano, e aggiungono un'aggravante privilegiata. Perché è privilegiata? Perché il giudice non solo è obbligato ad applicarla, ma non la può bilanciare con le attenuanti, per cui trova sempre e comunque applicazione. Per cui il livello sanzionatorio è previsto non solo per il reato di discriminazione di cui le ipotesi di cui è 604 bis, ma per ogni e qualunque reato a cui sottostiano queste motivazioni. Allora qui, come dire, si capisce che davvero è un carico notevole. A ciò, l'ho detto, spiegato in altre sedi, si aggiungono ancora, per effetto dell'articolo 5, le sanzioni accessorie, che prevedono addirittura, tra le altre, tant'è vero che vengono chiamate pene accessorie speciali, aggiungono fra l'altro anche l'orario determinato dal giudice di uscita e di rientro a casa, la privazione di un documento di identità che consenta l'espatrio, il limite dei 3 anni per il divieto di svolgere qualunque attività politica, elettorale, eccetera. Cioè, è un pacchetto importante, è un pacchetto sanzionatorio importante, per il quale, sempre in questo documento interpretativo del DDL Zan, si sottolinea la valenza in qualche modo di indicatore culturale che si vuole dare. Però, non so, forse ho già sforato il tempo, chiedo, ecco, concludo solo con una domanda. Rimuovere gli ostacoli, per tornare all'articolo 3, ma davvero chiede la sanzione penale o non piuttosto chiede delle iniziative di promozione della dignità dell'altro, di riconoscimento della pari dignità sociale, della promozione dell'umanità dell'altro, per non parlare poi dei disabili che nella convenzione del 2016 chiedono tutt'altro rispetto ad un intervento sanzionatorio. Mi scuso se ho rubato qualche momento a qualcuno. No, no, grazie professoressa, sicuramente era indispensabile questo inquadramento della legge come appunto ci siamo detti prima, veramente grazie. Credo che queste considerazioni che lei ha posto all'attenzione siano proprio fondamentali per il dibattito che stiamo facendo questa sera, perché non c'è dubbio che alla base di questo disegno di legge l'aspetto proprio culturale della promozione di una cultura più aperta
e più, come dire, capace di accogliere le differenze sotto, diciamo, in ordine alla questione proprio dell'appartenenza sessuale e dell'orientamento sessuale ha la prevalenza. Si tratta di capire se lo strumento della sanzione sia in qualche modo quello più adatto per favorire un cambiamento dei costumi. Questo è. Adesso continuiamo il nostro percorso dando la parola al professor Giuseppe Polizzi, docente di diritto pubblico all'Università di Pavia. Prego, professore. Faccio una parentesi che è dovuta, saluto ovviamente tutti gli organizzatori, coloro che intervengono, i senatori, gli onorevoli della Repubblica, la professoressa Cosseddu, e proprio per rispetto dell'Accademia preciso che ho l'abilitazione nazionale come professore associato, ma per ora non ho, come dire, non sono stato, non ho vinto ancora un concorso, non ho ancora partecipato, a dire il vero, più che vinto di un concorso, questo perché insomma l'Accademia ha le sue regole. E ringrazio per la seconda volta la professoressa Adriana Cosseddu per questa chiosa finale che mi dà il là, perché all'interno del suo ragionamento, proprio in questa chiosa finale dove si domanda ma la sanzione penale è necessaria per rimuovere gli ostacoli, vedo un riconoscimento che già ho sentito nei precedenti incontri in un'ottica di dialogo del fatto che in effetti esistono degli ostacoli per le persone che vengono definite in modo inclusivo con una sigla LGBT+, cioè per le persone che non hanno un orientamento sessuale eterosessuale e per le persone che non hanno una coincidenza tra sesso biologico e identità di genere. Quindi vi è un riconoscimento del fatto che questi ostacoli per questa categoria di persone esistono. Un riconoscimento che, ripeto, era già nelle corde di questo incontro e nello spirito degli organizzatori e che ha riscontro in precisi dati empirici che sono forniti dalle istituzioni europee, come ad esempio la strategia europea per il contrasto delle discriminazioni LGBT 2025, che è stata appunto approvata in principio dell'anno passato. E il punto è che cosa, prima di rispondere al quesito della professoressa Cosseddu, cioè se la sanzione penale si rende necessaria, rimango ancora su questi ostacoli. Cosa fanno questi ostacoli? Questi ostacoli, ce lo dice l'articolo 3 della Costituzione, con l'uso del modo indicativo, che vuole indicare certezza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi impediscono. Una nota, quando questo articolo 3 fu sottoposto alla fine della sua stesura a Pietro Pancrazzi, critico letterario e collaboratore della letteratura italiana della Ricciardi, lui propose l'uso del modo congiuntivo, quindi che impediscano, e i costituenti che rifiutarono questo modo e ribadirono il valore morale assoluto dell'utilizzo del modo indicativo, proprio per dire che se ci sono gli ostacoli, questi impediscono, ripeto, la piena eguaglianza delle persone. Prendo appunti alcuni profili molto interessanti osservati dalla professoressa Cosseddu sulle definizioni. C'è una distinzione forte e chiara, non forte, chiedo scusa, chiara tra sesso biologico e identità di genere. Ce lo dice la Corte Costituzionale fin dalla sentenza del 1985, che dichiara legittima la legge 164 dell'82 in materia di rettificazione del sesso. Ce lo dice ancora nel 2015 con la sentenza numero 221, dove si spinge ad affermare, in virtù di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità,
che non sono più necessari i trattamenti sanitari per poter fare la rettificazione del sesso. Non è più necessario procedere alla costruzione o alla rimozione dei genitali per poter procedere alla rettificazione dei dati anagrafici, persino non è più necessario neanche il trattamento ormonale. Questo si aggancia peraltro alle ultime novità in materia, cioè nel 2018 la transessualità, pur essendo mantenuta all'interno della classificazione internazionale redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le malattie mentali, non è più qualificata come malattia mentale, ma viene mantenuta per le necessità di cura che la condizione richiede, e il prossimo anno verrà messa in un'apposita sezione, quindi a far data dal 2022, un'apposita sezione dell'ICD, questo è tecnicamente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui sarà una delle, diciamo, delle possibili espressioni dell'identità di genere. Quindi è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma ancor prima sono le persone in transizione di genere, che non vogliono medicalizzare la loro condizione. Cioè il punto, l'evoluzione che si è avuto tutto il tema è che non si è malati in quanto trans e non ci si cura con degli interventi chirurgici sperimentali, ma si è trans e si ha diritto di esserlo, e questo diritto si aggancia all'articolo 2 della Costituzione, come dice, ripeto, la Corte Costituzionale fin dal 1985, e quindi è un diritto della personalità. Poi su questo l'approccio multidisciplinare, quindi gli studi della psicologia, dei vari studi che su questo profilo intervengono, spiegano bene perché è un diritto della personalità, questo lo diciamo noi giuristi, come dire, ma spiegano che è una variante naturale. Quindi, che poi io riconosco che, come dire, qualcuno o qualcuna si senta preso in contropiede su questo tema, ma è fortemente presente e anche emergente negli ultimi anni, perché le persone trans, proprio nel percorso dei diritti, nella progressione e così via, hanno maggiore forza, hanno maggiore visibilità, rivendicano se stessi. Sia chiaro, il DDL Zan non nega l'esistenza del sesso biologico, ma neanche la legge 164 dell'82 nega l'esistenza del sesso biologico, anzi l'assume a presupposto per dire che c'è un gruppo di persone che la medicina, la psicologia, la psicoanalisi riconosce esistere, nei confronti della quale non vi è coincidenza tra il sesso biologico, e quindi viene affermata la sua esistenza, e l'identità di genere, cioè ciò che la persona percepisce di sé. E in base a questo, non solo in Italia, ma nei paesi più progrediti, sono state appunto approvate delle normative. Ma, come dire, il punto problematico è probabilmente il fatto che c'è un laboratorio aperto sulla legge 164 del 1982 ai fini di una sua riforma, cioè al fine di superare in modo chiaro e netto la medicalizzazione della condizione che la stessa legge fa, che sia chiaro. È un punto d'approdo molto importante per le persone trans, ma sono passati 40 anni, quindi andrebbe rivista. Sempre pescando, come dire, dalle interessanti osservazioni, dagli incredibili stimoli che la professoressa Cosseddu offre ogni volta che c'è occasione di parlare di questi bei temi, sulla nozione di discriminazione, no? Non entro, sia chiaro, nei profili di diritto penale che non mi competono, però, come dire, mi permetto un modesto riferimento all'articolo 117,1 della Costituzione, per cui la legge statale,
pari come la legge regionale, devono adeguarsi agli obblighi eurounitari, ai vincoli eurounitari e agli obblighi internazionali. Quindi vi è un richiamo, non sto qua a spiegare, insomma, del nostro ordinamento in un'ottica di integrazione sia con il sovraordinamento europeo che con quello internazionale. Ebbene, una serie di carte internazionali, una serie di fonti europee danno le definizioni di discriminazione. Un esempio è in materia di lavoro. La direttiva 2078 fissa definizioni chiare, pacifiche, accettate all'interno dell'ordinamento e utilizzate su che cosa si debba intendere per discriminazione diretta e su cosa si debba intendere per discriminazione indiretta. Mi fa piacere che proprio in questo giorno molto bello che riprende, cioè il 17 maggio, che è la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, il Presidente della Repubblica abbia riconosciuto senza alcun dubbio l'esistenza di discriminazioni nei confronti di una categoria di persone. Quindi la più importante, la massima istituzione della Repubblica riconosce, e questo è molto importante, l'esistenza di una categoria di persone che sono destinatarie di discriminazioni, non per ragioni generiche, ma per ragioni specifiche legate, ripeto, al proprio orientamento sessuale, nonché alla propria identità di genere. Poi, non eludo la domanda che fa la professoressa Cosseddu, perché è una domanda che grazie al confronto che ho avuto con voi e grazie al confronto che ho avuto con altri e anche grazie alla Corte Costituzionale che un paio d'anni fa i giudici, no, entrano nelle carceri, che non è certamente un luogo di godimento dei diritti. Ecco, io attraverso il dubbio che la professoressa Cosseddu mi ha fatto sorgere, cioè se la legge penale è lo strumento adatto. Certo, il diritto penale è l'estrema ratio, no? Mi hanno insegnato i miei maestri. E la professoressa Cosseddu si domanda se ci sono ulteriori strumenti. Guardi, professoressa, certo, bisogna agire sul piano culturale e certamente, lo ripeto, questo certo, certamente chiedo un po' scusa, e chiaramente se dovesse essere approvata questa legge Zan, non è che poi tutto è finito, l'omofobia è finita, la transfobia è finita, le discriminazioni sono finite, ma perché ritengo necessaria, uso questo termine dandogli peso, in questa fase storica una legge del genere? Mi sono posto questa domanda, la ritengo necessaria perché si è radicalizzata la situazione nei confronti delle persone omosessuali e transessuali. La cronaca quotidiana ce lo dice che questa radicalizzazione è in corso. Guardi, professoressa, probabilmente se si fosse intervenuto quando già a metà degli anni 90 era stata proposta una legge su questi temi e poi è stata riproposta agli inizi degli anni 2000, nella scorsa legislatura, insomma, magari l'omotransfobia, la febbre che attraversa il nostro paese su questo tema, fatta di pregiudizi, fatta di stereotipi e fatta di tabù che abitano queste condizioni, sarebbe scesa, sarebbe stata magari anche curata con l'efficacia deterrente, con la presenza di una norma penale. Ma il punto è che così non è. Siamo arrivati e questo ce lo dice l'esperienza diretta, questo ce lo dicono i casi che come legali seguiamo, questo ce lo dice, ripeto, apriamo i giornali ed è una cronaca quotidiana di discriminazioni consumati nei contesti in tutti i contesti, dalla famiglia alla scuola in cui vive la persona trans, ci dice che c'è bisogno, a fronte di una situazione radicalizzata, c'è bisogno di una misura deterrente che poi, seguendo quanto ha osservato Ainis, il dibattito, e su questo sono d'accordo, si sia militarizzato
e quindi ci siamo tutti un po' schierati come truppe. Ecco, questo non è affatto positivo quando si parla di diritti civili. Questo però è anche effetto, faccio una considerazione un po' più ampia e qui chiudo, forse di una legge, di un bipolarismo dove la destra e la sinistra si sono scontrati, non faccio un esempio su come proteggere i lavoratori precari, non faccio un esempio su come evitare il disastro ambientale in cui versiamo, ma sui temi etici. Cioè i temi etici sono diventati divisivi, hanno visto l'opposizione, hanno visto opporsi due schieramenti e questo non ha fatto bene né per chi la pensa a favore né chi la pensa in modo contrario. Chiudo anch'io con una chiosa e dico che ci sono degli aspetti del DDL Zan, non in questa sede, ma che nel discorso pubblico non emergono e io continuo a battere su questi aspetti, cioè è importantissima la rilevazione che il DDL Zan prevede e i compiti che affida a Istat e UNAR per agire appunto sul piano culturale. C'è una buona notizia che voglio riferire, cioè che con un emendamento, poi i senatori saranno più precisi di me, certamente sbaglio, al decreto agosto, credo, è stato approvato uno stanziamento di 4 milioni di euro che ha prodotto un avviso pubblico dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali per la costituzione di centri contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Questi danari, spesi bene, certamente aiuteranno più di qualsiasi altra norma penale, la quale però per me è necessaria, non sarebbe stato il punto di partenza, ma nella situazione data è necessaria per far vivere un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone, comprese le persone con un orientamento sessuale e un'identità di genere, come dire, non conforme. Lo metto in senso positivo, in senso anche propositivo. Grazie. Grazie professor Polizzi. Sicuramente gli aspetti culturali, gli aspetti relativi alla formazione, penso anche alle giovani generazioni, sono fondamentali perché, come dire, in qualche modo prendono dentro la capacità di accoglienza e di rispetto della persona in quanto tale. A me capita per lavoro di andare nelle scuole, spesso anche nelle scuole medie, e di trovare degli esempi terribili di mancanza di rispetto. Ad esempio, un'esperienza molto brutta che ho avuto un paio d'anni fa era relativa alla, come dire, alla considerazione dello stupro quasi come una cosa normale tra ragazzini di 14 anni, ok? Una cosa veramente, no? Come dire, ci rendiamo conto di quanto è grave e quindi di quanto sarebbe importante veramente un lavoro fatto a cominciare dalle scuole, come dire, su questi temi proprio dell'uguaglianza e del rispetto della persona a 360 gradi. Naturalmente se si riuscisse a trovare un accordo su questi aspetti saremmo già, come si dice, un pezzo avanti, no? Nel prevenire radicalmente alla base che poi certi fenomeni discriminatori verso chiunque, mi verrebbe da dire, soprattutto su certe categorie che in qualche modo consideriamo per alcuni aspetti più fragili, possano, come dire, venire eliminate alla radice. Su questo credo che siamo tutti quanti d'accordo. Proprio su quest'onda di dialogo e di ascolto reciproco passo la parola adesso al professor Alfredo Mantovano, già diciamo con un'esperienza di deputato per diversi anni al Parlamento, di rappresentante al Parlamento e adesso membro della Corte Costituzionale. Intanto grazie anche a lei per aver accettato il nostro invito.
e come dire, veramente le offriamo la parola per continuare a dare contributi importantissimi al nostro dialogo. Grazie. Grazie a voi. Per evitare l'abuso di titoli, vorrei dire da subito che non sono giudice della Corte Costituzionale, magari può essere un'aspirazione non detta, ma non l'ho mai riferita neanche a mia moglie in termini di aspirazione. Sono un umile consigliere della Corte di Cassazione e non sono professore. Grazie a voi. Io mi pongo subito nell'ottica che veniva suggerita all'inizio, cioè di provare a collocarmi nei panni dell'altro, in questo caso di chi ha proposto, di chi ha depositato le proposte di legge che poi sono confluite alla Camera nel testo che ha preso il nome del relatore, cioè nel testo Zan, e che approvate alla Camera oggi sono all'esame del Senato. E come già è stato in qualche modo ricordato, le due spinte all'approvazione di questo testo sono la denuncia di un vuoto normativo e l'esistenza di una sorta di emergenza, cioè di offese nei confronti di persone omosessuali e transessuali a causa del loro orientamento sessuale. Ora, sul vuoto normativo sarei veramente offensivo nei confronti di tutti, ma in particolare della professoressa Cosseddu, se aggiungessi una sola virgola alla sua esposizione, quindi non dico veramente nulla. Dico che la ricaduta nella vita quotidiana di ciò che la professoressa ha così magistralmente esposto è che ogni qualvolta vi è una offesa a causa dell'orientamento sessuale, la reazione punitiva è immediata. L'ultimo caso raccontato dalle cronache, e salvo ovviamente poi la valutazione che dovrà essere fatta dall'autorità giudiziaria, quella di un'aggressione avvenuta a Ostia, a pochi chilometri da Roma, è stata seguita non soltanto dalla individuazione del presunto responsabile, ma anche dal suo arresto, e adesso, in quanto indagato, attenderà il seguito del procedimento. Questo conferma non soltanto di un'assenza sul piano teorico, ma anche di un'assenza del vuoto normativo, quindi di una presenza di un quadro normativo completo, non soltanto sul piano teorico, ma anche sul piano delle applicazioni concrete. Quanto all'emergenza, qui dobbiamo decidere se fidarci o meno delle istituzioni, in particolare l'istituzione qui chiamata in causa è quella che è preposta alla sicurezza di tutti noi, cioè il Ministero dell'Interno, il quale Ministero dell'Interno ha istituito nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza nel 2010 un osservatorio sulle discriminazioni di ogni tipo, incluse quelle che hanno come motivazione presunta l'orientamento sessuale. Questi dati non sono i dati dei procedimenti penali avviati, ma, come è possibile verificare dal sito del Ministero dell'Interno, sono le segnalazioni che vengono tratte in parte, per un quarto, dalle denunce, e sappiamo che le denunce non significano condanna definitiva, ma per gli altri tre quarti sono ricavate dalle notizie fornite dalle stesse associazioni LGBT, da quanto segnala l'ufficio antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio, l'UNAR, e dalle cosiddette fonti aperte, cioè i media, i giornali, i telegiornali e così via. Quindi sono segnalazioni che prescindono dalla catalogazione come fattispecie di reato, e facendo la media annua di queste segnalazioni, cioè di offese di vario tipo a causa dell'orientamento sessuale, il dato che viene fuori è di 26,5 all'anno. Non 26.500, 26,5. Se ciascuna di queste segnalazioni
comporta una qualsiasi offesa alla persona, è sacrosanto che vi sia una reazione punitiva, ma stiamo parlando di un dato che è probabilmente inferiore a quello che in un anno si riscontra in un solo istituto scolastico, in un solo, soprattutto di scuola media superiore, per casi di bullismo, e anche questo prima si faceva qualche cenno a vicende di questo tipo. Non mi paiono cifre da emergenza, mi pare che l'emergenza, come talora accade, sia più mediatica che non fondata nei dati di realtà. Ma c'è un terzo aspetto che, sempre ponendosi nell'ottica dei promotori di queste proposte di legge, merita un cenno, e anche su questo la professoressa Cossebro ha detto cose mirabili. E cioè, gli stessi promotori manifestano, diciamo, da qualche punto di vista, diciamo, giocano d'anticipo, nel senso che prevedono l'obiezione che quanto loro prospettano come nuove fattispecie di reato, nuove aggravanti da inserire nell'ordinamento, possa tradursi in una compressione di diritti costituzionalmente fondati, il diritto a manifestare la propria opinione, ma anche la libertà di formazione, di educazione, e affrontano queste tematiche nelle relazioni che accompagnano i disegni di legge. Ora, io ne cito una soltanto, poi chi desidera non ha che da tingere dai siti della Camera e del Senato, dove questi documenti sono catalogati e sono consultabili. Nella relazione che accompagna il disegno, la proposta di legge Scalfarotto, confluita alla Camera nel testo ZAN, si fa il seguente esempio. Immaginiamo una mamma a cui la figlia confidi che dopo qualche giorno inizierà una convivenza con una persona dello stesso sesso. Ora, se questa mamma manifestasse perplessità nei confronti della figlia, certamente non verrebbe mai condannata sulla base di queste disposizioni, perché al giudice avrebbe modo di far presente le proprie ragioni. Ora, l'esempio che fa l'onorevole Scalfarotto non è quello di una mamma che, sentita la confidenza della figlia, prenda il coltello più grosso e insegua la figlia, e neanche che la minacci dicendo esci allora subito da casa, non ti voglio più vedere. Il contesto descritto è il contesto di una tranquilla conversazione all'interno delle mura domestiche tra madre e figlia. La prospettiva che viene data per certa da uno dei proponenti, dei più qualificati proponenti di queste norme, è che una tranquilla conversazione tra madre e figlia, dalle mura domestiche, si trasferisca davanti al giudice, con il trauma che un processo comporta, con il costo che un processo comporta, con il danno che un processo comporta in termini di pendenza giudiziaria fino a quando non si sa. Da questo punto di vista, se poi si arrivi o meno a una condanna, è un fatto tutto sommato secondario rispetto ai danni immediati che ci possono essere. E vorrei segnalare che taluni tetti sanzionatori che sono previste dalle nuove norme incriminatrici permettono, durante le indagini, di attivare strumenti come le intercettazioni telefoniche e ambientali e di chiedere e ottenere misure restrittive della libertà. Dopodiché, che a distanza di 4-5 anni un giudice dica che abbiamo scherzato, scusate, banalizzo, ma ovviamente per guadagnare tempo, serve poco a riparare i torti che nel corso del procedimento sono stati disseminati. E che vada a finire così, ma anche questo la professoressa prima l'ha illustrato molto bene, è inevitabile a fronte di disposizioni di assoluta genericità. È stato già ricordato, la norma penale, come recita la nostra Costituzione, deve avere i caratteri della tassatività. Perché? Perché ciascun cittadino, ma ogni persona al di là della cittadinanza che transiti per il territorio nazionale, deve essere in grado di capire quali i suoi comportamenti sono
vietati appunto da essere penalmente sanzionati e quali no. Ora ditemi se consegnare al giudice questa definizione di identità di genere, posto che la discriminazione fondata sull'identità di genere provoca sanzioni di anni di reclusione più le pene accessorie prima ricordate, quanto questa definizione sia rassicurante dal punto di vista del parametro della tassatività e quindi della tipicità. Per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Quindi, per fare un esempio concreto, un adolescente che prenda in considerazione l'idea di assumere la triptorelina e quindi di bloccare la propria crescita ormonale perché ritiene di iniziare un percorso di transizione a un altro genere, a cui il genitore dica ma sei sicuro di quello che stai facendo? Sei nell'età di assumere una decisione e con la maturità di assumere, cioè che provi a farlo ragionare, o il medico di famiglia che illustri le controindicazioni sul piano sanitario, sul piano dell'equilibrio fisio-psichico dell'assunzione di una molecola così invasiva, siamo così certi che non rischino addirittura una sanzione penale, perché una genericità di questo tipo che fa leva sulla percezione di sé, quindi non la percezione dell'autore del reato, la percezione della vittima, siamo sicuri che da parte di un magistrato, anche soltanto del pubblico ministero che conduce le indagini, non sia letta in modo estensivo, posto che il giudice è una persona come tutte le altre, quindi ha i condizionamenti culturali e, come la cronaca ci attesta, anche ideologici, propri di qualsiasi altro, di qualsiasi altra persona. Concludo con due considerazioni. La prima, come l'emergenza è più mediatica che reale alla stregua dei dati forniti dal Ministero dell'Interno, così il contesto nel quale noi siamo immersi è un contesto molto sensibile sulle discriminazioni fondate sul genere. Segnalo che al di fuori dell'ordinamento penale intervengono, cioè non soltanto è completo l'ordinamento penale, ma anche quello civilistico, anche quello del diritto del lavoro. Nel mese di dicembre dello scorso anno è divenuto definitivo in Cassazione un provvedimento sanzionatorio sul piano civilistico, una sanzione di un risarcimento riconosciuto in 20.000 euro a carico di un avvocato, un noto avvocato italiano, che in una trasmissione televisiva aveva detto la seguente frase: io nel mio studio non assumerei mai una persona omosessuale. Attenzione, il comportamento non è stato di chi scopre tra i propri collaboratori una persona omosessuale e la mette alla porta, né di quello che riceve una richiesta di ingresso in studio che ha lo stesso esito sulla base dell'orientamento sessuale. È una dichiarazione di principio. Sulla base di questa dichiarazione lui è stato chiamato in giudizio dalla rete delle associazioni LGBT e l'esito è stato la condanna a 20.000 euro. Ora, io non faccio nessun tipo di valutazione, segnalo questo fatto concreto per dire che c'è un contesto che non ha necessità di aggiungere a questo tipo di sanzioni, alla semplice manifestazione certamente sgradevole di un'opinione, che già esistono anche la reclusione, anche tutto quello che segue sul piano penalistico. Se poi diciamo non siamo soddisfatti di tutto questo e vogliamo proiettarci il film che potrebbe accadere in Italia se queste disposizioni entrassero in vigore, non dobbiamo far altro che farci proiettare i fotogrammi dei film di ordinamenti in cui queste disposizioni già esistono. Spagna, febbraio 2014,
un vescovo da poco nominato cardinale da Papa Francesco, Monsignor Sebastian Aguilar, ha l'ardire di sostenere in un'intervista a un quotidiano di Siviglia che la famiglia formata da uomo e donna e fondata sul matrimonio non è la stessa cosa dell'unione tra persone dello stesso sesso, perché nel secondo caso non c'è l'apertura ai figli, nel primo caso sì. Per questo è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omofobia. Non sappiamo poi come sarebbe andato a fine il procedimento, perché è morto dopo qualche mese, ma la sua diciamo, qualifica di cardinale non gli ha assolutamente impedito di conoscere intanto la sorte di indagato. In Francia un papà di famiglia che partecipava ad una manifestazione dell'equivalente parigino del Family Day, cioè la Manif pour tout, e che aveva per mano la moglie e a loro volta loro due avevano per mano i loro figli, poiché indossava una felpa che ritraeva esattamente quello che loro erano in quel momento, questa felpa è stata ritenuta omofoba e lui ha trascorso una notte in cella di sicurezza. Negli Stati Uniti c'è un campionario vastissimo di discriminazioni vere, di gente che ha dovuto chiudere la propria azienda per presunta discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Ci ricordo per tutti il caso del pasticcere di Denver, il quale, dopo aver servito con estrema cortesia un suo cliente omosessuale, inizia ad avere problemi nel momento in cui il suo cliente gli chiede una torta di matrimonio, diciamo che fosse visibilmente una torta per un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il pasticcere gli dice: guarda, non mi mettere in difficoltà, non mi mettere a disagio, perché io ti faccio una torta, ma non dirmi di mettere sopra due omini invece che l'omino e la donna. E comunque, se vuoi una cosa del genere, guarda, tra 50 metri ti indico un mio collega che queste diciamo, confezioni le realizza, e quindi puoi essere soddisfatto lo stesso. È stato denunciato, la sua azienda è stata chiusa, i 20 dipendenti hanno perso il lavoro, poi a distanza di 6 anni, poiché la questione giudiziaria è arrivata alla Corte Suprema, davanti alla Corte Suprema ha avuto ragione, ma nel frattempo la sua azienda è scomparsa dal mercato. Ora, i casi sono veramente tanti. Credo che non sia necessario aggiungere ulteriore contenzioso rispetto a vicende che già trovano la risposta da parte dell'ordinamento. Si ricordavano prima le tutele per il lavoro. Ecco, io trovo veramente singolare che in un contesto economico e sociale così complicato quale quello che stiamo vivendo, il giorno della festa dei lavoratori, invece di parlare delle morti sul lavoro, che sono terribili e che riguardano, come abbiamo visto, anche persone giovanissime, invece di parlare del precariato e di coloro che non sanno se il giorno dopo troveranno i pochi euro a fronte di una giornata piena di impegno e di dedizione al lavoro, si sia parlato di un'emergenza che non esiste. Forse la riflessione di cui c'è realmente necessità è di un riequilibrio delle gerarchie da parte del Parlamento, da parte della giurisdizione, da parte di tutti noi. Grazie dell'ascolto e della pazienza. Grazie. Ecco, direi che le differenti posizioni sono venute fuori e sicuramente, diciamo, sotto gli occhi di tutti c'è il fatto che sarebbe davvero auspicabile raggiungere una maggiore allargamento, no, del riconoscimento e delle tutele di tutti. Questo sarebbe auspicabile, senza ledere poi la libertà e i diritti
degli altri. Adesso entriamo nella discussione, se c'è qualche senatore disponibile a prendere, come dire, a prendere la parola. Io vedo qui, do anche il benvenuto alla senatrice Valente, che nel frattempo ci ha raggiunto, e mi pare che la senatrice Binetti ha chiesto la parola, quindi comincerei da lei, che adesso non vedo più, credo sia uscita. Se qualcuno la può raggiungere, sì, se qualcuno la può raggiungere per capire cosa è accaduto. Nel frattempo c'è l'onorevole Di Piazza che ha chiesto la parola. Non so, Silvio, se tu puoi raggiungere la senatrice Binetti per vedere cosa è accaduto. Prego, onorevole Di Piazza. Grazie, senatore, cioè sono nel Senato, quindi anche io sono direttamente... Anche io sono direttamente chiamato in causa. Intanto un saluto a tutti, grazie per avermi invitato e per aver invitato la possibilità di ascoltare ancora una volta tutta una serie di problematiche inerenti al DL Zan. Vi devo dire onestamente che a me non appassiona tanto questa materia. Non appassiona perché io, per mia caratteristica, sono stato al governo Conte 2 come sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, e mi sono occupato e mi occupo fondamentalmente di tutto ciò che ha a che vedere con la giustizia sociale. E in un momento come questo, e quindi sposo interamente la parte finale dell'intervento del dottore Mantovano, in un momento come questo, in cui in piena drammaticità abbiamo la problematica relativa ai lavoratori che rischiano il licenziamento ora al momento in cui si sblocca appunto il blocco dei licenziamenti, in cui la problematica di chi ha il lavoro a tempo determinato come il rider, oppure la situazione proprio socio-economica in cui sta vivendo la società italiana in questo momento, per non dire anche l'aumento della povertà in maniera considerevole. Siamo di nuovo arrivati a più di 5 milioni, ci sono le code ogni giorno presso appunto le mense della Caritas, e siamo, tra virgolette, uso questa battuta, distratti da questo disegno di legge che è importante, perché comunque parla appunto di diritti civili, ma credo che ci sia una particolare esagerazione voluta probabilmente anche dai mass media, da una certa stampa che oggi in un momento delicatissimo in cui viene deciso dove vengono individuati e dove vengono finalizzati, diciamo, le risorse che devono arrivare dall'Unione Europea, interviene per cercare appunto, alle volte sembrerebbe che si voglia distrarre in tal senso. Peraltro, e qua entro anche un po' nel metodo, noi siamo la seconda Camera. Non dimentichiamo che già la legge è passata alla Camera dei Deputati. Noi siamo il Senato, noi dobbiamo semplicemente ora approvarla o emendarla e farla tornare di nuovo alla Camera. Però, diciamo, nella prima Camera c'è stato tutto un procedimento, sia in commissione sia poi in aula. Quindi in commissione ci sono state le audizioni, sono stati chiamati ad audire gli stakeholders, i portatori di interesse, comunque chi poteva intervenire pro o contro rispetto appunto alla ratio della legge. Nel merito devo dire una cosa che comunque è assolutamente vera. Io ho 64 anni e ricordo perfettamente 50 anni fa, quando andavo a scuola elementare, la parola più offensiva che si poteva dire tra noi ragazzini era quella appunto di omosessuale. Si usava una parola diciamo un pochettino più volgare rispetto a questo. E chi si scopriva tra i compagni che aveva un po' di atteggiamento, tra virgolette, di femminilità, era escluso dalla comunità, cioè proprio usciva fuori, era disprezzato.
non dico odiato, ma era disprezzato. E questa era una cultura che io ho fatto fatica a togliermi di dosso. È stato grazie, diciamo, all'educazione familiare, grazie poi all'ambiente, diciamo, cristiano e cattolico nel quale sono entrato negli anni successivi, che ho imparato a capire il rispetto della persona al di là, appunto, non tanto del sesso, ma appunto parliamo del genere o dell'orientamento sessuale da parte, appunto, di una persona. Quindi che ci siano delle ragioni valide comunque e che in effetti ci sia realmente tuttora una forte discriminazione nei confronti di chi ha nei confronti del proprio sesso difficoltà col discorso del corpo, oppure magari che ha un orientamento sessuale diverso, che ci sia una forte discriminazione, questo purtroppo è vero. Quindi che è una legge che ha il titolo Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, io come parlamentare presente non me la sento, ovviamente, visto peraltro che è passata già abbondantemente senza eccessivi problemi alla Camera, di contrastarla. Sarei d'accordo ad aprire un'ulteriore riflessione, al limite se si discute con diciamo ulteriormente anche con la maggioranza, se opportuno, se si intende emendarla su alcune parti, si potrebbe anche fare, ma il rischio è di prenderci in giro, perché si blocca tutto, ritorna indietro, ritorna alla Camera e quindi poi alla fine si bloccano, appunto, questa legge che comunque porta avanti un concetto di diritti civili che vanno comunque rispettati. Oggi ci troviamo di fronte a questa diciamo situazione, a questa problematica che viene considerata fortemente rilevante. Io ricevo ogni giorno decine e decine di mail che mi spingono a invitarmi a votare ovviamente a favore della legge, quindi c'è forte sensibilità. Non penso che ci possano essere grossi problemi in merito alla libertà d'opinione, per cui ognuno è libero di dire quello che vuole, quindi anche chi è riportante, appunto, che non vengano offese, diciamo, le persone, quindi la libertà d'opinione rimane, l'articolo 21 della Costituzione, comunque, oltre all'articolo 3, che garantisce stabilisce l'uguaglianza, diciamo, di indipendentemente dal sesso e dalla religione, quindi la libertà assoluta, ma c'è anche l'articolo 21 che garantisce la libertà d'opinione, quindi su questo non penso, insomma, che ci siano grossi problemi, e dall'altro lato, ed d'altronde anche il dottore Mantovani raccontava l'esperienza al contrario di quell'avvocato che, per avere fatto un'espressione forse un po' dura, è stato condannato a pagare 20.000 euro, ma la condanna è venuta prima ancora che ci fosse la legge. Quindi forse il problema è anche un po' legato anche alla riforma della giustizia, perché poi dipende dai giudici, che comunque rischiano di avere troppa discrezionalità in merito. È un problema, è una situazione complessa che va affrontata. Oggi ci troviamo in Senato a dover dare un parere, valutare se votare o meno diciamo questa legge, visto che è già stata votata alla prima Camera con una larghissima maggioranza. Io direi portiamola in aula, votiamola e cominciamo a pensare e ritornare a pensare alle problematiche, che sono tante, e pensare fondamentalmente a portare avanti una politica di giustizia sociale. Grazie.
e forse però è muto. Scusate, non mi si era aperto. E dicevo, innanzitutto grazie del suo intervento. Mi pare che la senatrice Pinetti avesse scritto in chat che sarebbe dovuta andare via a un certo punto. Io purtroppo non me ne ero accorta e quindi non mi resta che lasciare la parola alla senatrice Valente per un suo contributo. Grazie. Ma intanto grazie a voi e buonasera a tutti. Felice di essere qui, vi chiedo scusa se non ho sentito, ma ero in un altro dibattito sul tema, quindi spesso diciamo capita che dentro questi webinar si accavallano purtroppo gli appuntamenti. Mi dispiace davvero, avrei sentito molto volentieri perché ho sentito almeno alcune parti che erano veramente particolarmente interessanti. Quindi mi dispiace adesso dirvi solo il mio punto di vista, ma non accrescere diciamo il mio con i vostri contributi. Io ovviamente intanto diciamo come dire mi dichiaro, no? Mi autodichiaro, io voterò a favore sicuramente di questa legge. Avrei preferito sinceramente che fosse modificata in alcune parti. Credo che si poteva fare un lavoro che consentisse anche una maggiore condivisione e anche una maggioranza e un consenso più ampio nel paese. Detto questo, diciamo come dire, mi iscrivo alla categoria di chi in questo momento, ecco, non condivide che esistono sempre dei momenti successivi per pensare ai diritti e che c'è sempre un altro momento utile per pensare al tema dei diritti o comunque un altro momento utile per affrontare battaglie difficili e complicate come sicuramente questa è. Io credo che in questo momento invece che siamo, non ho mai creduto in qualità anche di senatrice che questo governo e questa maggioranza potessero sostanzialmente impegnarsi soltanto a scrivere, soltanto lo metto proprio tra 100 virgolette, il recovery plan e il piano vaccinale. Recovery plan sono 10 leggi di bilancio messe insieme di fila, significa riscrivere un modello di paese che verrà e io nel momento in cui siamo chiamati a riscrivere il modello di paese che verrà e quindi a mettere mano a delle riforme sostanziali che sono le precondizioni per avviare un nuovo modello di paese che deve necessariamente per me non poter aspirare a essere quello che eravamo prima, ma un nuovo modello di convivenza, oltre che di modelli di sviluppo, anche un nuovo modello di convivenza civile, sociale e politica, io credo che sia indispensabile pensare anche a diritti che vanno allargati per quelli che oggi subiscono tante e ancora troppe discriminazioni e credo sia sempre invece il momento utile per poterci pensare e per poter affrontare, che forse addirittura questa maggioranza un po', come dire, un po' strana, un po' inattesa, un po' inaspettata, forse poteva fare uno sforzo per tentare di costruire anche una buona legge più condivisa su questi temi. Credo, non so se le responsabilità vanno divise equamente, io ovviamente sono di parte, sono del Partito Democratico, sono tra quelli, diciamo, quel partito che ha forse più fortemente voluto questa legge, il primo firmatario, il relatore, è un'espressione del Partito Democratico, e quindi ovviamente sono di parte, non lo riconosco, però credo che forse avrebbe aiutato una destra anche più dialogante, e più inclusiva e forse meno, diciamo, come dire, su un atteggiamento che insomma è apparso oggettivamente ostruzionistico, volto semplicemente a non approvare quel disegno di legge, no? Invece forse aprire subito al confronto, dire che cos'era che si poteva modificare di un testo che comunque era stato licenziato alla Camera, forse avrebbe potuto aiutare. Così come posso dire avrebbe potuto aiutare anche, no, dibattito nel campo del centrosinistra, ponendo ovviamente in maniera forse più coesa anche alcuni punti di criticità che potevamo insieme guardare. Io dico direttamente quelli che pensavo fossero i punti che potevano essere modificati di questa legge. Io avrei tolto identità di genere, avrei incluso al posto identità di genere identità sessuale e avrei a quel punto tolto anche sesso e genere e anche disabilità. Avrei fatto una legge molto specifica su alcuni campi. Una legge che, ricordiamolo, una legge, questo è modifica un una legge speciale introdotta solo successivamente nel codice penale ed era una legge speciale a suo tempo voluta che definiva delle nuove fattispecie di reato, ma che in maniera un po' anomala, un po' forzata, come tante volte viene utilizzato anche il codice penale per forzare processi culturali, questo lo dobbiamo dire, forse in maniera impropria, ma a volte in maniera forse necessaria. Detto questo, quella legge che allargava fattispecie, costituiva allora legge Mancino Reale, costituiva delle nuove fattispecie, però
visto che sostanzialmente costruiva delle fattispecie intorno a reati molto, diciamo, come dire, gli elementi costitutivi oggettivi del reato erano molto generici, discriminazione, violenza, sono reati molto generici, tentava di identificarli, di circoscriverne il campo, di rispondere a quell'esigenza di determinatezza e tassatività prevista dalla Costituzione per il nostro codice penale, provava a rispondere in qualche modo definendo la fattispecie attraverso i destinatari, no, di quegli atti di discriminazione o di violenza o di istigazione di discriminazione. Quindi prendeva i destinatari di questi comportamenti come, come dire, una parte, elemento costitutivo della fattispecie, divenivano per delimitare il campo e rendere il campo più determinato, più chiaro. In questo solco abbiamo scelto, io non so se dovessi tornare proprio indietro, se avessi io personalmente, no, scelto quel, ma ormai eravamo lì e quindi provo a dire, essendo dentro quel solco, quindi dentro la legge Mancino, che è stata, ricordiamolo, poi messa nel codice penale, avremmo dovuto innanzitutto rispondere ai criteri del codice penale, quindi tassatività e determinatezza, sapendo che già allora avevamo fatto una forzatura, quindi metterci dei principi un po' più chiari, categorici. Sicuramente identità di genere non lo è. Sicuramente identità di genere apre non solo fronte sulle, secondo me, indeterminatezza, ma apre anche un fronte che è, dal, diciamo, è rilevante da un punto di vista giuridico e rilevante anche da un punto di vista culturale. E quindi, diciamo, io l'avrei, come dire, per tentare di stare dentro un ragionamento costruito, diciamo, un po' su questa scia, avrei evitato questo termine, che è un termine che poi si è tirato dietro anche sesso e genere, perché per rispondere a delle osservazioni si è mediato, no, dicendo vabbè, la rilevanza del sesso noi la mettiamo riconoscendo e quindi aggiungiamo sesso e genere, costruendo un elenco che intanto per il codice è troppo ampio, secondo me ormai, troppo eterogeneo, e proprio perché, dicevo, no, bisognava definire attraverso i destinatari una cosa molto specifica, si è allargato troppo. Quando allarghi troppo poi non si capisce dove ti fermi, come ti devi fermare, perché non includi altre. E se stai invece, diciamo, in qualche modo sui singoli termini, li devi anche mettere in maniera determinata, cosa che invece non è. Peraltro, dicevo, dal punto di vista culturale, se invece vogliamo stare, perché intanto quell'indeterminatezza, secondo me, creerà dei problemi in termini di applicazione. Cioè, non solo uno schiaffo è sempre uno schiaffo, un atto di violenza è sempre un atto di violenza ed è perseguibile come tale, ma in quel caso noi dobbiamo perseguire a seconda della ragione per cui è stato dato, del perché. Quindi dobbiamo già indagare la ragione per cui l'hai dato, quindi non è che conta solo l'atto, ma conta la ragione, cosa che hai ispirato. Ma poi dovremo anche andare a indagare se il percepito tu l'hai capito o non l'hai capito, che il soggetto si percepiva in un altro modo rispetto a come si mostra, no? Quindi a com'è fisicamente, lui si percepisce in un altro modo e tu hai ragione di quella sua percezione. Quindi mi sembra un campo veramente eccessivamente indeterminato. Quindi credo che, secondo me, su questo fronte e diventerà di difficile applicazione. Detto questo, se proprio vogliamo dire, a volte io sono assolutamente convinta che sia una forzatura, ma qualche volta queste forzature sono necessarie, quindi poteva essere che utilizziamo un'altra volta il codice penale, non è mai la soluzione migliore, io mi occupo in modo particolare di violenza contro le donne e posso dire che sicuramente essere intervenuti tante volte sul codice penale non ha risolto il problema della violenza contro le donne, quindi noi oggi abbiamo tanti femminicidi nonostante abbiamo inasprito le pene, costruito nuove fattispecie di reato, cioè ci siamo dati da fare, insomma, no? Quindi il tema è soprattutto culturale. Ma voglio stare sul ragionamento che può essere utile utilizzare il codice penale qualche volta per stigmatizzare. Allora l'abbiamo fatto per le contro le leggi razziali, era molto storicizzato e forse in questo momento ci poteva stare a forzare. Ma se lo vogliamo tenere allora sul terreno culturale, dovevamo mantenerlo su quel terreno e capire anche il valore che su quel terreno aveva l'utilizzo di alcuni termini, no? E allora questo lo dico da femminista. Un pezzo del femminismo italiano ha sempre costruito, no, sull'identità sessuale, cioè sul sesso biologico, una specificità, una differenza. Cioè abbiamo dimenticati spazi, luoghi di autonomia, spazi dedicati, ma anche se vogliamo una normativa dedicata, cioè l'ordinamento italiano tratta il tema della violenza contro le donne, ma anche della disparità tra uomini e donne, costruita sulla base del sesso, con una normativa molto avanzata, insomma, che non configura sicuramente le donne né una minoranza, né una categoria sociale, né un gruppo sociale, mentre invece appunto la legge Mancino individuava esattamente categorie, gruppi sociali o minoranze da tutelare per definire, come abbiamo detto, la fattispecie. Quindi intanto io non ce l'avrei messa lì dentro, per questa ragione, perché le donne non sono una categoria. Ma il termine identità di genere può aprire tuttavia, al netto anche della volontà, no, di chi l'ha pensato. Io non voglio fare retropensieri. Mettiamo che è stato... apre comunque un varco all'irrilevanza del sesso biologico, no? Perché nei fatti stiamo dicendo che deve contare il percepito.
E quella, quindi quel pensiero della differenza costruito sul valore invece del sesso biologico, di come si nasce, che non è l'unica cosa che conta nel pensiero della differenza, ma si parte da quello, cioè si parte dal fatto che una donna è nasce anche con un corpo, che è un corpo anche predisposto alla maternità, che è una sua specificità, no? Che in ragione di quella specificità è anche un modo diverso di stare al mondo, non è uno stereotipo, per noi è stato un valore identitario, un fondamento identitario, che ha costruito una soggettività politica intorno alla quale noi nel tempo abbiamo costruito una soggettività politica delle donne e del pensiero della differenza delle donne. Quindi per noi assolutamente su questo terreno abbiamo fatto tanti passi in avanti, quindi rischiare di vedere azzerato sull'insignificanza sostanzialmente del sesso biologico, non nel riconoscere questa totale fluidità, è però un tema. Identità di genere, se viene utilizzato, come io credo sia giusto, peraltro utilizzato anche dalla stessa convenzione di Istanbul, da tante convenzioni, attenzione, noi lo usiamo il tema, diciamo, del contrasto alle discriminazioni. Cioè, quando noi parliamo di discriminazioni, facciamo bene a dire no, la convenzione di Istanbul va ben oltre nell'elenco. Dice censo, etnia, età, cioè dice tante cose la convenzione di Istanbul, dice anche identità di genere. Ma sta dicendo che tutti quei diritti previsti dalla convenzione devono essere applicati senza alcuna discriminazione, in ragione di. Quindi sta dicendo che nell'applicazione non devono esserci discriminazioni. Quando noi la mettiamo nel codice penale, proprio invece per la necessità di questa dividenda, darne una identificazione. E la scriviamo nell'articolo 1, al comma 4, scriviamo che cosa vuol dire identità di genere. Nel momento in cui la scriviamo, noi stiamo andando, secondo me, un po' oltre l'applicazione di, no, di cioè, non, come dire, definire il campo delle discriminazioni. Stiamo andando oltre chiedendo anche un riconoscimento pieno di diritti che naturalmente saranno richiesti in virtù di quello che tu ti percepisci. E quindi, se ti chiedo diritti in virtù di quello che mi percepisco, nasco con il corpo di uomo, mi sento una donna, non voglio avviare o non voglio completare anche il percorso del cambio di sesso biologico, rivendico gli stessi diritti delle donne, altrimenti rivendicherò in attuazione della legge Zan una discriminazione che è stata usata nei miei confronti, no? Si è consumata nei miei confronti, quindi voglio entrare in un centro antiviolenza, pure se mi sento un maschio, se sono un maschio ma mi sento una donna, perché i centri antiviolenza, non lo sappiamo, sono centri antiviolenza dedicati alle donne, ai quali è precluso l'accesso ai maschi, in ragione del fatto che la violenza è maschile contro le donne e noi tuteliamo quegli spazi come spazi di autonomia e di autogestione. Quindi tozzeranno necessariamente. Ecco, io avrei mantenuto il termine identità di genere, non l'avrei messo in un codice penale, in una legge penale, c'è nei trattati internazionali, c'è nelle direttive di attuazione contro le discriminazioni, è giusto che ci sia in termini, come dire, appunto, di genericità, ma nel momento in cui lo metto in un ordinamento e lo metto nel codice penale che richiede tassatività e determinatezza, lo devo specificare, significa che sto costruendo, come dire, una soggettività, un riconoscimento che va ben oltre il terreno della non discriminazione in ragione di tutte le diversità esistenti al mondo, no? Perché nessuno può dire che possono essere giustificate discriminazioni in ragione di qualche diversità, quindi le posso elencare tutte. Lì invece sto chiedendo un pieno riconoscimento di quel tipo di diversità, che è una diversità che naturalmente tozza contro, diciamo, quegli spazi che abbiamo costruito. Mentre oggi, io lo dico oggi, proprio questa giornata, noi celebriamo la giornata contro omofobia, transfobia, bifobia e lesbofobia. Ecco, io dico, potevamo anche semplicemente elencare queste. Cioè, sono tante differenze esistenti, almeno io non ho mai temuto le differenze. Credo che riconoscere le differenze sia un modo per chiedere il rispetto delle differenze. Mi preoccupa invece l'annacquamento delle differenze in un indistinto neutro che rischia sostanzialmente di riportarci a un modello di mancato riconoscimento delle differenze, quindi azzerando un percorso. Quindi quello è un percorso tutto tondo e quindi è complicato, no? Se poi alla fine allarghi tanto, ritorni giù. E quindi io credo che stiamo rischiando, diciamo, questo. Quindi ecco, queste sono le mie perplessità. Io avrei messo al posto di identità di genere e identità sessuale. Detto ciò, perché voterei comunque? Perché al fronte, lo dico, di un'occasione forse unica, siamo arrivati a una, già ci abbiamo provato troppe volte. Allora, se la politica non mostra una maturità, io non lo so, ieri sono state parole importanti, appelli importanti, allora se si aprissero le condizioni per fare una modifica rapida e non rischiare di mettere la legge su un binario morto, saremmo stupidi se non l'accogliessimo e se non ne avvertissimo. Ma se invece si continua per contrapposizioni, secondo me sbagliate, ideologiche, polarizzate, come attualmente però devo registrare, è nei fatti, e il rischio è non avere alcuna legge
che contrasta i reati d'odio in ragione di omo, bifobia, trasfobia, lesbofobia, secondo me rischieremo di essere tutti quanti un po' poveri e sicuramente mancheremo un appuntamento di civiltà e di progresso. Io l'avrei fatta in maniera diversa, ma in questo senso l'ottimo è nemico del bene. Mi accontento di una soluzione, forse che non è proprio quella che io avrei voluto, però penso che votare contro, rischiare di affossare, sia peggio che avere una legge, forse che poteva essere fatta meglio. La ringrazio molto per questo suo intervento e per queste sue considerazioni che nell'introduzione avevamo anche cercato di inserire come punti critici della legge, soprattutto poi rispetto proprio a questo discorso relativo alle riflessioni che sono venute proprio dal mondo del femminismo della differenza, no? Anche perché noi sappiamo bene che associato a questa rivendicazione di diritti proprio dovuti al percepito, no? Al come ci si percepisce, dietro l'angolo, immagino in altri paesi del mondo è stato così, c'è il discorso e la richiesta del riconoscimento della gestazione per altri, della maternità surrogata, e questo ritengo che sia un punto. Ritengo che può essere una conseguenza, non so se chi ha scritto la legge voglia arrivare esattamente certo, qui, certo, non lo metto nel pensiero, però può essere un rischio che si apre. Certo, può essere. Certo. Anche perché, diciamo così, già all'interno... Il riconoscimento di diritti, quei famosi riconoscimenti di diritti, mi sento una donna, voglio avere gli stessi diritti. Certamente, cioè, ma diciamo... Già adesso c'è il discorso della cosiddetta stepchild adoption o bigenitorialità, chiamiamola come ci pare, che naturalmente, anche se poi la maternità surrogata non avviene in Italia, però di fatto accoglie, no, i bambini che vengono da processi di questo genere che sono avvenuti all'estero. Quindi diciamo è un punto di contraddizione grosso che ci si trova a vivere e che probabilmente ci vedrà fra un po' di tempo a rincontrarci per dialogare su questo. Magari sarebbe positivo aprire spazi di dialogo un po' per tempo, in modo tale soprattutto da, come dire, proprio da ragionare, da condividere queste riflessioni, perché sicuramente, soprattutto se sono fatte in un clima di ascolto reciproco, non, veramente ci arricchiscono molto, quindi per questo davvero la ringrazio. Siamo andati un po' oltre rispetto a quello che ci eravamo prefissi, come normalmente accade, come un tema del genere inevitabilmente come dire avrebbe richiesto, perché effettivamente è un tema grande e che anzi devo ringraziare ancora i relatori per essersi mantenuti nei tempi, pur entrando così specificamente nei problemi. Quindi io ancora veramente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Ricordo che per chi fosse arrivato tardi c'è la possibilità di rivedere la registrazione sul sito del Movimento Politico per l'Unità, e questo poi lo diremo anche dopo. E come dire, ai senatori auguro un buon lavoro del dibattimento, soprattutto all'interno dell'aula parlamentare. Ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Arrivederci, grazie ancora. Grazie, buona serata. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Buona serata. Grazie. Buonasera, grazie. Arrivederci, buonasera. Buonasera. Grazie.